Era la cosa più bella che avessi mai visto. Ci ho giocato per 5 minuti e ancora vedo cadere i blocchi nei miei sogni. E poesia, arte e matematica che funzionano in magica sincronicità, è il gioco perfetto. Tetris? Tetris. Tetris? Tetris. Tetris. Non capisco. È una combinazione di tetra, in greco 4, e di tennis. Tennis? All'inventore sovietico piace il tennis. Shimizu, via. Questo gioco non solo dà dipendenza, ma ti resta incollato addosso. Questa è un'occasione che capita una volta nella vita. Hank, solo altre 10 persone al mondo hanno visto quello che stai per vedere. Si chiama Game Boy. Vendetelo con Tetris. Puoi farci avere i diritti. L'Unione Sovietica ha i diritti mondiali. Niente esce con facilità. Ci vado io a Mosca. Stai per entrare in una nazione che considera ancora l'America il nemico numero uno. Ok, d'accordo. Sicuro di non doverne parlare prima con tua moglie? I pionieri devono scommettere la casa per vincere. Ma non letteralmente. Ascolta. Hai mai sentito casa nostra così silenziosa prima d'ora? Lui è inventore di Tetris. Il tuo gioco è davvero geniale. Io farò di te un milionario. Ha mai negoziato con i sovietici, signor Rogers? Siamo qui per Tetris. Voi si esisto il Kranichink. Che ha detto? Io non parlo russo. L'uomo più potente del Partito Comunista sorveglia te e la tua famiglia. Sa dove si trova suo marito? Che diavolo succede? Il mondo sta cambiando e l'Unione Sovietica non verrà lasciata indietro. Vuoi giocare pesante? Beh, il mondo funziona così. Dov'è il mio denaro? Questo è pazzesco. Non possiamo proteggerti. A volte bisogna scordarsi le regole. Questo è criminale. L'Unione Sovietica sta per implodere. Stanno mentendo tutti. Torna a casa! Arriva la cavalleria. Non abbiamo tempo. Ho un piano. Alexei! Alexei! Andiamo, voi siete i re dei finali in sospeso. Non è male.